Bentornato Goodler, bentornata. Andiamo a vedere una nuova sezione del pannello di controllo, quella che oggi definiamo come opzioni cartella. A cosa serve? A modificare le impostazioni sul funzionamento di file e cartelle e la loro visualizzazione. Può tornarti utili personalizzare alcune impostazioni per una visualizzazione alternativa che ti aiuti nella gestione dei file o delle cartelle. Come accedi? Ovviamente dal pannello di controllo individui il pulsante Opzioni cartella. La finestra che si mostrerà ti presenterà tre sezioni. La prima sezione generale, visualizzazione oppure cerca. Nella sezione generale trovi altre sottosezioni, sfoglia cartella, selezione e apertura oggetti e riquadro di spostamento, oltre che il pulsante ripristina valori predefiniti. Dalla prima sottosezione puoi selezionare se aprire le cartelle in una sola finestra oppure in finestre separate. Che cosa significa? Quando apri Esplora risorse, se devi individuare un file, cliccherai n volte fino a raggiungere tali file, magari passando per diversi click per altrettante cartelle. Ogni avanzamento nell'esplorazione verrà visualizzato sempre nella stessa cartella oppure se ne aprirà una nuova a seconda di quanti click e a seconda di dove è posizionato questo file. Se hai selezionato apri cartelle in una sola finestra, si aprirà una sola finestra per ogni successivo click, mentre se hai selezionato apri cartelle in finestre separate otterrai, come detto, l'apertura di n cartelle. Quindi se da un lato, aprendo n cartelle, potrai ripercorrere tutta la serie di click, ti troverai di fronte a un certo numero di finestre aperte che può essere ostico e fastidioso doverle chiudere successivamente. Quindi io personalmente lascio selezionato apri cartelle in una sola finestra. Dalla seconda sottosezione cambi l'interazione del puntatore del mouse su ogni elemento all'interno delle cartelle o all'interno di Esplora risorse. Puoi impostare che cliccando una sola volta si apra il file e quindi il corrispondente programma che determina l'apertura del file stesso oppure la cartella, come se tu dovessi cliccare su un collegamento ipertestuale, e al passaggio del mouse invece si evidenzia l'elemento, quindi senza dover cliccare. Questo se selezioni questa spunta. All'interno di questa opzione potrai far sì che l'elemento o gli elementi che andrai a visionare all'interno di Esplora risorse siano sottolineati secondo le impostazioni oppure se sono selezionati dal passaggio del mouse. Alternativa è impostare questo segno di spunta con il quale potrai aprire l'oggetto con il doppio clic e quindi avviare eventualmente il programma oppure cliccare una volta soltanto per selezionare l'elemento. Questa è l'opzione che io normalmente impiego. La terza sottosezione è riferita al riquadro spostamento che ti consente di variare l'apertura della visualizzazione delle varie cartelle nella colonna di sinistra di Esplora risorse, chiamata appunto riquadro spostamento. Aprendo il programma Esplora risorse vedrai solo alcune cartelle, non comparirà il collegamento ad esempio del desktop se non all'interno della raccolta dei preferiti, quindi la cartella raccolta preferiti. Selezionando mostra tutte le cartelle otterrai una visualizzazione più ampia delle cartelle presenti all'interno di Esplora risorse e un'ulteriore implementazione di visualizzazione avverrà se selezioni la casella di spunta e espandi automaticamente fino alla cartella corrente. Ciò ti permetterà di aprire l'ultima cartella e quindi l'ultimo elemento che avevi esplorato durante questa ultima apertura di Esplora risorse senza dover passare di nuovo n volte replicando i successivi click fino all'elemento che vorrai raggiungere seguendo la struttura ad albero, ma immediatamente avrai srotolato e posizionata la visualizzazione sull'elemento ultimo che avrai scelto di visualizzare. Il pulsante ripristina valori predefiniti riporterà le impostazioni allo standard dettato dalla Microsoft. La sezione visualizzazione presenta molte impostazioni che potrai visionare muovendo questa barra di scorrimento. Sono riferite alla visualizzazione di file
e cartelle. Per non dilungare troppo nella descrizione, puoi senz'altro scorrere e sperimentare le varie opzioni, ma soprattutto ti invito a seguire la guida in linea specifica per questa sezione, che è ben dettagliata e le cui opzioni sono rappresentate in una tabella nella quale potrai scegliere come ottenere il corrispettivo risultato seguendo la procedura elencata nella colonna di destra. Come puoi vedere, è abbastanza corposa questa tabella e con il tempo potrai sperimentare l'una o l'altra opzione per migliorare la tua esperienza d'uso di Esplora Risorse. Quindi ti rimando ad una consultazione con il tuo tempo e con assoluta libertà nel decidere quale di queste opzioni utilizzare. Ti cito soltanto una parte della mia esperienza che mi ha portato a cambiare alcune di queste impostazioni. Ad esempio, troverai una casella di spunta che ti permetterà di selezionare non visualizzare cartelle file e unità nascosti. In alcuni casi ho cambiato le impostazioni visualizzando appunto cartelle file e unità nascosti, soprattutto in fase di diagnostica, perché i malware possono celarsi sotto mentite spoglie, quindi presentarsi come file nascosti, e se non cambi l'impostazione di questo segno di spunta sarà per te impossibile visionarli. Stesso approccio alla spunta nascondi file protetti di sistema, ma in questo caso fai particolare attenzione perché vedrai in visione anche dei file che sono protetti del sistema operativo e che, se dovessi rimuovere o alterare in malo modo, manderesti in crash il sistema operativo rendendolo instabile. Altra cosa che mi ritorna sempre utile è visionare le estensioni dei file. Ormai tu sai cosa sono le estensioni dei file. Per rendere visibile appunto l'estensione dei file, se eseguibile, se un file documento o un file immagine, a seconda della tipologia dell'estensione, devi togliere il segno di spunta sulla scritta nascondi le estensioni per i file sconosciuti. Infatti, se il segno di spunta è presente, non potrai visionare le estensioni. Per vedere invece le anteprime dei file che hai selezionato, togli il segno di spunta dalla casella. Mostra sempre l'icone Mai le anteprime. Questo ti potrà essere utile per visionare una piccola anteprima del file, dell'elemento che avrai selezionato. Se vuoi rendere invece diversa la modalità di selezione dei file, puoi attivare la casella Utilizza caselle di controllo per selezionare gli elementi. Cosa accadrà? Aprendo Esplora Risorse, comparirà accanto ad ogni elemento una casella che tu potrai selezionare come le caselle di spunta accanto ad ogni file e accanto ad ogni cartella. Questo ti permetterà di selezionare appunto file, soprattutto se non sono adiacenti, con un semplice clic del mouse per una selezione più ampia. Qui hai una selezione più dettagliata. Potrebbe anche darti fastidio questa visualizzazione, ma lascio come sempre a te la scelta di utilizzare l'una o l'altra metodologia di selezionare elementi e cartelle. Altre opzioni di questa lunga schiera non ho avuto il piacere, il tempo e la voglia di indagare, e se vorrai potrai anche condividere con me e con gli altri lettori o utenti che visioneranno questa lezione rendendocene partecipe. Torniamo alla sezione di visualizzazione, trovi il pulsante ripristina che riporta tutte le impostazioni alle condizioni standard. Invece, un'opzione particolare che può variare la visualizzazione degli elementi è applica alle cartelle. Questo pulsante, che normalmente trovi non evidenziato, diventerà attivo in una specifica situazione. Ti consente di applicare delle impostazioni di visualizzazione specifica per un gruppo di cartelle. Ad esempio, se vuoi vedere le anteprime delle cartelle, puoi impostare tali opzioni di visualizzazione solo per quel tipo specifico di visualizzazione. Un possibile percorso che vedremo in miglior modo durante la pratica è quello di avviare Esplora Risorse, scegliere gli elementi sui quali applicare la visualizzazione che vorrai personalizzare, quindi andare a individuare le cartelle o le partizioni, selezionare il metodo di visualizzazione dal pulsante in alto a destra, chiamato modifica visualizzazione, se anteprime, dettagli o semplicemente il nome, dopodiché cliccando sul pulsante strumenti nella barra di menu. Se non visualizzi tale pulsante, devi abilitare la visualizzazione tramite
una sequenza partendo dal pulsante organizza, layout ed infine cliccando su barra di menu per poter visualizzare appunto il pulsante strumenti. Dicevo, fatto ciò, seleziona strumenti, vai ad individuare l'altro pulsante opzioni cartella, successivamente visualizzazioni ed infine troverai il pulsante applica alle cartelle attivo. Cliccandoci sopra farai acquisire la visualizzazione personalizzata per quel specifico gruppo di cartelle. Questa visualizzazione naturalmente la potrai variare in qualsiasi momento semplicemente cliccando sul pulsante modifica di visualizzazione e alterando a tuo piacere la visualizzazione degli elementi all'interno di Esplora Risorse. Capisco che è molto ostico seguire le procedure appena evidenziate in sequenza su carta o su monitor, ma come ho detto poc'anzi, quando vedrai la parte pratica ti renderai conto della semplicità di come poter personalizzare la visualizzazione all'interno di Esplora Risorse. Il pulsante di questa sezione reimposta cartelle ti riporta tutto alle predisposizioni standard. Ultima sezione delle opzioni cartella è definita cerca. In questa ultima sezione imposti le modalità con cui il sistema operativo esegue le ricerche all'interno delle partizioni e delle cartelle. In base alla scelta che opterai in questa sottosezione, le tempistiche della ricerca potranno variare notevolmente. In alcuni casi avrai visionato ciò che andrai a ricercare in pochi secondi, in altri casi occorreranno molti minuti. Le tre sottosezioni che trovi sono obiettivo della ricerca, modalità di ricerca e, durante la ricerca in percorsi non indicizzati, andare a selezionare l'una o l'altra opzione. Quando il sistema operativo deve seguire una ricerca, utilizza un indice, ossia una serie di informazioni specifiche di un elemento, di un file, di una cartella, che sono correlate a questo specifico elemento, file e cartella, sono pertinenti ad esso. Proprio grazie a questa indicizzazione è possibile ottimizzare la ricerca di un elemento, riducendone appunto i tempi, un po' come tener traccia di ciò che c'è all'interno del computer. Nella prima sezione puoi selezionare proprio il tipo di ricerca da eseguire. Ponendo il segno di spunta su cerca nomi di file e contenuti e nei percorsi indicizzati, otterrai una ricerca più rapida, proprio sfruttando l'indice che il sistema operativo si creerà man mano del suo utilizzo. Se selezioni la casella di spunta invece cerca sempre nomi di file e contenuti, ciò comporterà una ricerca più lunga, fino a molti minuti se dovrai ricercare elementi all'interno di intere partizioni. Sta a te decidere come ottimizzare la ricerca, come raffinarla insomma. La modalità di ricerca presenta 4 caselle di spunta. Includi sottocartelle nei risultati quando si esegue la ricerca nelle cartelle di file, trova corrispondenze parziali, usa ricerche in linguaggio naturale e non utilizzare l'indice durante le ricerche di file di sistema nelle cartelle di file. La prima è ovvia, include nella ricerca sia le cartelle che le sottocartelle all'interno di Esplora Risorse o della cartella che avrai selezionato. La seconda opzione include o meno nelle ricerche parole con corrispondenze, ossia uguaglianza parziale, e quindi anche se non perfettamente uguali alle parole che andrai a digitare nel campo di ricerca. Quindi potrai anche includere parole che non sono perfettamente correlate al tipo di ricerca e quindi sarà anche più lunga. La terza opzione, se selezionata, esegue la ricerca impiegando un linguaggio naturale, standard, non alterato, un po' come dire escludendo il linguaggio dialettale se vogliamo. L'ultima opzione ti consente di non utilizzare l'indice per ricercare i file del sistema operativo all'interno delle cartelle che andrai a selezionare. Ovviamente, non utilizzando l'indice, la ricerca sarà molto più lunga. La sottosezione durante la ricerca in percorsi non indicizzati puoi inserire o meno cartelle di sistema oppure file compressi o simili, a seconda di quale casella di spunta selezionerai in questa sezione. Infine, come ben saprai, il pulsante ripristina predefinite riporterà le impostazioni di questa sezione ai valori di default dettati dalla Microsoft. Ricordati sempre che durante
le scelte nelle varie sezioni, per far acquisire le tue selezioni, le tue impostazioni, dovrai cliccare su OK oppure su Annulla per rigettarle. Eccoci qua Goodler, andiamo a vedere come interagire con le opzioni cartella. Accediamo al pannello di controllo e vai ad individuare il pulsante opzioni cartella. Cliccaci sopra per aprire la sezione che ti permetterà di interagire con le impostazioni. Come detto ci sono tre sezioni, generale, visualizzazione e cerca. Nella prima sezione puoi scegliere di sfogliare le cartelle aprendo una sola finestra o n finestre separate. Mi spiego con un esempio, apriamo Esplora risorse. Qui tu puoi avere l'apertura dei vari file e vari elementi aprendo semplicemente una sola cartella, oppure selezionando l'opzione apri cartelle in finestre separate e applicando, se tu vai ad aprire troverai n cartelle aperte. Come puoi vedere qui ho una visualizzazione della cartella musica e della cartella musica campione, quindi in questo modo avrai l'opportunità di vedere quanto appena descritto, quindi due cartelle aperte. Io personalmente lascio impostata apri cartelle in una sola finestra, in modo che ad ogni apertura, ad ogni clic dell'elemento aprendo Esplora risorse, andrò a visualizzare e quindi aprire sempre e solo una cartella fino a raggiungere l'elemento che avrò scelto. In questa sezione trovi anche la sottosezione seleziona apertura oggetti. In questo caso è sempre selezionato doppio clic per aprire gli oggetti, cosa che io normalmente lascio attivo, quindi se io devo aprire un elemento cliccando sopra due volte andrò a esplorarlo oppure avviare, se in questo caso ho raggiunto il file voglio visionarlo. Se invece vado a selezionare l'opzione un clic per aprire l'oggetto, passaggio del mouse per selezionarlo, accade che una volta applicato, se voglio selezionare il singolo elemento, sarà sufficiente posizionarmi sull'elemento stesso e dopo una frazione di secondo sarà evidenziato. Per avviare l'elemento sarà sufficiente cliccare una volta e si aprirà il lettore multimediale, come in questo caso puoi vedere. Torniamo alle impostazioni. Di nuovo dal pannello di controllo riapriamo la cartella per le impostazioni. Potrai decidere se lasciare sottolineato solo l'elemento selezionato oppure tutti gli elementi. Come puoi vedere, in questo caso è selezionata la cartella musica campione e tutti gli elementi a prescindere da una eventuale tua selezione. Questa opzione particolarmente a me non piace e la tolgo. Altra cosa che puoi gestire nel riquadro spostamento che è questo, è selezionare questo segno di spunta e quest'altro. Applicando potrai far sì, come hai visto in tempo reale, che subito, immediatamente si aprirà il riquadro spostamento e si posizionerà l'elemento della cartella selezionata rispetto a ciò che sto visualizzando in questo momento. Questo ti potrà essere utile per una più rapida consultazione. A te la libera scelta. Ricorda, se non dovessi riuscire a vedere perfettamente questo qua riguardo lo spostamento, sarà sufficiente cliccare sul pulsante organizza, individuare il pulsante layout e quindi selezionare riquadro spostamento. In questo caso l'ho deselezionato, tornando di nuovo in posizione andrò a visionare di nuovo il riquadro spostamento. Proseguiamo nella descrizione. Il pulsante ripristina valori predefiniti ti permetterà di ripristinare tutte le opzioni. Ovviamente se tu farai acquisire queste impostazioni, ripeto, ripristinerà per questa sezione i valori predefiniti scelti dalla Microsoft. Questo pulsante ti permetterà di aprire e consultare la guida in linea di cui parlavo durante la descrizione teorica. Altra sezione, visualizzazione. Qui hai un'ampia scelta di selezioni. Come ti dicevo durante la descrizione della parte teorica, potrai andare a scegliere di selezionare o deselezionare ognuna di queste opzioni e andare a individuare ciò che permette di attivare o disattivare la singola spunta. Nel dettaglio ti cito alcune opzioni che io personalmente ritengo utili. Sono quelle di visionare cartelle, file e unità nascosti qualora tu dovessi effettuare una ricerca, una diagnosi
di qualcosa in particolare, altrimenti non la selezionare. Questo ti permetterà di visionare appunto file, cartelle, insomma unità nascoste per quel che riguarda il sistema operativo. Diciamo che se tu volessi andare ad individuare il risultato, già qui puoi avere qualche feedback. Questa cartella, che è meno colorata rispetto ad altre, ti indica che questa è una cartella nascosta. Infatti, cambiando la spunta di questa selezione e applicandola, troverai che queste due cartelle leggermente meno marcate dal punto di vista del colore saranno di nuovo non in vista. Altra cosa che personalmente ritengo utile in fase di diagnostica soprattutto è evitare che vengano nascosti i file protetti da sistema. Come puoi ben vedere, un avviso di allerta ti notifica che bisogna stare particolarmente attenti, ma con il tempo, se imparerai a saper dove mettere le mani, avrai modo di poter utilizzare questa opzione per le tue attività, soprattutto personalmente per quel che riguarda me di diagnostica. Riposizioniamo tutto come è meglio impostata e applichiamo questa opzione. Altra cosa che ritengo particolarmente utile è evidenziare le estensioni per i tipi di file conosciuti. In questo caso, infatti, ho deselezionato questa opzione, normalmente è selezionata. Ti faccio vedere cosa accade se, supponiamo, vado a visualizzare una cartella che contiene dei file multimediali, quindi qui puoi vedere l'estensione .mp3. Se vai a far acquisire questa opzione, andrà a scomparire l'estensione e quindi tu non sai che tipo di file è quello che andrai a selezionare. Ecco che per una miglior gestione di file e cartelle io preferisco sempre visualizzare le estensioni. Altra cosa che ti potrebbe tornare utile è andare a impostare una visualizzazione personalizzata per alcuni tipi di cartelle. Come puoi vedere, questo pulsante non è attivo. Una possibilità che hai di variare la visualizzazione di alcune cartelle o partizioni è quella di applicare un tipo di visualizzazione a determinate cartelle. Cosa puoi fare? Normalmente puoi scegliere di andare a visionare una cartella specifica, un gruppo di cartelle specifiche, per scegliere il tipo di selezione. Cosa fai? Dopo aver scelto la cartella o la partizione, puoi selezionare il tipo di visualizzazione che meglio reputi opportuno per quella specifica partizione. Dopodiché puoi attivare questo percorso, individuare il pulsante da organizza, l'altro pulsante layout e far comparire la barra dei menu. Da questo pulsante andrai ad individuare il pulsante che attiva appunto l'opzione cartella di visualizzazione e all'interno della visualizzazione troverai attivo a questo punto il pulsante applica alle cartelle. Dopo una conferma, cliccando su sì, avrai applicato il tipo di visualizzazione per queste determinate cartelle. Come puoi vedere, è applicata a tutta questa partizione. Per poter tornare alla visualizzazione normale non ti resta che cliccare sul pulsante reimposta cartelle e ad una conferma tornerà alla visualizzazione standard che sarà prefissata dal programmatore. Applichiamo questa opzione e torniamo all'ultima sezione dell'opzione cartella, è quello per effettuare la ricerca. Come detto, qui puoi gestire le metodologie con i quali andare a ricercare file, elementi all'interno del sistema operativo, all'interno delle partizioni del sistema operativo, optando per una tipologia di ricerca oppure per un'altra. La possibilità di effettuare una ricerca normalmente avviene tramite l'indicizzazione dei file degli elementi, che ti permette di rendere più rapida la ricerca di alcuni tipi di file all'interno delle partizioni del sistema operativo, oppure selezionare quest'altro segno di spunta per poter rendere più corposa la ricerca stessa e quindi naturalmente più lunga. Sta a te decidere di selezionare l'una o l'altra opzione e applicandola potrai effettuare ricerche di un elemento seguendo l'opzione di ricerca integrata nel sistema operativo. Nella fattispecie questa opzione ti permetterà di operare all'interno di un campo di ricerca. Supponiamo di voler ricercare la guida al computer. Dopo o un certo numero di secondi, un minuto, a seconda della corposità, e qui hai una allerta che nei percorsi non indicizzati la ricerca potrebbe essere molto lenta. Comunque, una volta che tu selezioni la parola o il gruppo di parole, si avvierà la ricerca in base alla tipologia di selezione eseguita. Ti faccio vedere la
differenza tra le due opzioni nel momento in cui andrai ad eseguire questa ricerca, come puoi vedere la durata della stessa sarà notevolmente diversa perché in questo caso la ricerca sarà molto più corposa. Sta a te decidere di individuare l'una o l'altra opzione in base alle necessità. Qui puoi decidere di selezionare o meno se all'interno della ricerca includere sottocartelle rispetto alla cartella che hai selezionata, oppure impostare o meno delle corrispondenze parziali, quindi la ricerca verrà eseguita anche per parti di una parola senza dover per forza di cose selezionare o trascrivere l'intera parola, e naturalmente se tu utilizzassi questa opzione avresti più risultati nella ricerca. Sta a te decidere se la vuoi raffinare o meno. Selezionando questo segno di spunta usa ricerca il linguaggio naturale. Durante queste operazioni verrà utilizzato un linguaggio naturale non alterato. Puoi decidere di non utilizzare l'indice se dovessi effettuare una ricerca all'interno dei file del sistema, se magari dovessi eseguire una ricerca molto più corposa per un determinato file che normalmente può non rientrare nelle ricerche standard, ed infine tramite questi due segni di spunta selezionare all'interno della ricerca la metodologia che ti permette di includere le cartelle di sistema, oppure includere o escludere, naturalmente se deselezioni queste caselle di spunta, alcune tipologie di file come i file compressi o simili. Il pulsante ripristina predefiniti ripristina le impostazioni predefinite per questa sezione, e termino questa lunga spiegazione ricordandoti che il pulsante annulla rigetta ogni tipo di impostazione che avrai selezionato all'interno della sezione. Il pulsante applica ti permette di far acquisire le impostazioni ma non chiudendo la cartella che avrai in visione. Il pulsante ok ti permetterà di far acquisire le opzioni o le opzioni che avrai selezionato e chiudere la cartella che sarà visionata in quel momento. Ci leggiamo nella prossima lezione per altre informazioni del pannello di controllo. Ora, come sempre, un forte saluto, ciao, a presto da Gallo e dalla prossima.